L'Unione fa la forza e la solidarietà ancora una volta in Valle Camonica si è fatta sentire rispondendo al grido d'aiuto dell'Ucraina. Ne sono un chiaro esempio il buon cuore di Oriana Belotti e Rosita Bidasio che lo scorso giovedì sera hanno organizzato con l'associazione Domani Zaftra una cena al Borgo Glazial di Piancogno, grazie al supporto della padrona di casa Claudia Bidasio. Una cena e una raccolta fondi dal menù semplice ma speciale a base di prodotti tipici camuni a chilometro zero e con alcuni elementi che ricordano la cucina ucraina, che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone ed una raccolta di quasi 4.000 euro. Siamo molto soddisfatte, mai avremmo pensato di avere una partecipazione così numerosa. Abbiamo fatto un orzotto all'aglio orsino perché comunque l'Ucraina utilizza l'aglio orsino per le minestre e loro usano molto le erbe. E come secondo una guancetta di maiale con le verdure saltate in padella e la polenta di mais nero spinoso, che ormai è un prodotto a chilometro zero in Valle Camonica. Pensavamo di essere in ritardo perché l'abbiamo fatto il 12 maggio, invece purtroppo la guerra c'è ancora e siamo felici perché abbiamo dato un bel aiuto a queste persone che stanno soffrendo. Continua l'impegno dell'associazione Domani Zaftra nell'invio degli aiuti umanitari raccolti sul territorio camuno. Da evidenziare la forte ripresa della raccolta di medicinali nelle farmacie camuno-sebine, dove le persone acquistano e lasciano in deposito i farmaci, ritirati poi dai volontari per l'invio in Ucraina. Sostanzioso contributo dall'Avis intercomunale di Darfu Boero Terme, Angolo Terme, Giani, Quartoni e Piancamuno, che ha donato 800 euro di medicine, mentre altri 250 euro sono stati messi a disposizione da un donatore anonimo. Ci sarà un tir che entrerà in Ucraina nei prossimi giorni e fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di avere ulteriori due ambulanze, quindi a seguito delle tre che abbiamo già inviato a Leopoli, Kiev e Chernigov, e queste due ambulanze avranno come destinazione Kiev. Ci saranno anche tre furgoni di aiuti umanitari, anche a Chernigov, la cittadina più a nord, dove abbiamo aperto anche una piccola farmacia gratuita, quindi stiamo lavorando davvero in modo insistente e continuativo. Prossimi appuntamenti tra musica e solidarietà, domenica 22 maggio alle 20.45 alla Pieve di Santa Maria in Silvis di Pisogne, con il concerto di musica e di pace dell'orchestra da camera Antonio Vivaldi di Valle Camonica.